siamo qui da Biomoto per fare per la mia prima volta un bike fitting. Un bike fitting secondo me è essenziale nel mondo della mountain bike, specialmente nell'enduro, dove si passa tanto tempo seduti in sella. Quindi scordiamoci di fare il bike fitting soltanto se si corre su strada o in cross country, ma anche in enduro, visto che stiamo tanto tempo seduti, è sicuramente importante fare un bike fitting fatto da professionisti come i ragazzi di Biomoto. Oltre a prevenire spiacevoli infortuni o comunque dolori, il bike fitting ci permette di mettere anche più potenza sui nostri pedali e quindi di migliorare in definitiva la nostra performance. Adesso facciamo il bike fitting su Francesca e la sua nuova bici e poi lo faremo su di me. Facciamo un esame obiettivo del piede, andiamo alla ricerca di eventuali punti dolenti, guardiamo se è iperkeratosi e poi valutiamo la mobilità dell'apice delle caviglie. Prima mi dici se ti faccio male in determinati punti. Allora lo segno con un pennarello non permanente in modo tale che quando dopo andiamo a fare lo scanner 2D lo vediamo anche a computer, vediamo a computer dove hai i maggiori punti dolenti. Adesso abbiamo preso un'impronta bipodalica con lo scanner 2D. Da questa impronta notiamo che non hai molto appoggio dell'alluce, vedi che non è segnato di giallo. Questa ci serve per l'esame delle pressioni che andremo a fare di là nel Biomoto Bike Fitting. Adesso ti metto questo transporter che mi serve a mappa ricevere tutti i sensori al computer. Faremo la prima parte, le analisi della pressione, poi vedremo se ci sono delle misure da fare, delle modifiche e poi ripetiamo tutte le analisi per vedere un primo e un dopo. Questo è un cuscino con dei sensori, 64 sensori, che servono a dirmi quanto si ruota il bacino, se il baricentro è stabile, se si muove e se c'è un carico laterale più da un lato o più da un altro. Adesso ti aumento il carico così da vedere se con più carico ti muovi di meno o ti correggi la postura in bicicletta. Questi sono i tuoi risultati. La prima cosa da vedere è la linea rossa. La linea rossa è la rotazione del tuo bacino, quindi quando sei in fase di scarico, il primo tasto che abbiamo fatto, il tuo bacino ruota portando il bacino destro in avanti. Mentre quando sei in zona di carico, ti addrizzi dall'altra parte. Un'altra cosa da vedere subito è che qua, queste linee nere, è il baricentro. Ossia, qua sei molto stabile, non vacilli tanto. Mentre qua è un baricentro che si muove tanto. Non stabile vuol dire che tanti colpi arrivano dritto alla schiena, perché c'è sempre questo movimento eccessivo. E si vedeva anche in bicicletta quando andavi che iniziavi a muoverti in questo senso. Allora, questo baricentro così che si muove così tanto si può migliorare, di solito è per colpa della sella alta. La stessa identica cosa che aveva il sensore della sella c'era anche questo, ci sono 34 sensori dentro e mi andrà a vedere qual è la zona con maggior carico, se il carico è nella posizione giusta e se ci sono dei miglioramenti anche qua da fare.
parte corretta che deve essere col carico è solamente questa parte qua, la parte dei metatarsi, di tutte le teste metatarsali. Quindi è errore, è un problema se il carico è sotto a questo, sotto questa parte. Non è un errore, ma è la faccenda di alluci rigidi o di comunque dita un po' rigide se il carico fosse sopra. È buona questa pedalata, questo si può andare a migliorare. Il sinistro addirittura parte il carico esterno e poi va verso l'interno, mentre il destro è giusto, parte dal centro e poi un po' va verso l'esterno. Ora ti apri due marche, uno sull'ultimo metatarso, uno sul malleolo. Come dicevo prima, sei molto alto in sella, quindi anche tutti questi movimenti è dato per quello. Sicuramente c'è da abbassare la sella. Adesso ripetiamo le analisi che abbiamo fatto in precedenza per avere un riscontro o positivo o negativo, o comunque da confrontare un prima e un dopo. Questo era il prima e questo è il dopo. Abbiamo sicuramente un miglioramento sulla rotazione del bacino. Prima da 15 gradi è passato a 6 gradi e mezzo, che è molto buono. È diventata anche un po' più simmetrica la pedalata. Il prima e il dopo, le pressioni in carico. Rispetto a prima ti muovi molto di meno, il baricentro è più centrato, più stabile. Ok, questo è il prima e il dopo del piede sinistro. A sinistra il primo e dopo a destra. È molto meglio il dopo, come puoi vedere, perché è più formato, si vede già meglio le teste metatarsali, è un carico sempre verso l'esterno, però almeno non vedi tutte queste linee, c'è meno carico sul tallone, che è un bene. È una buona spinta, un'ottima spinta, perché comunque rimane bene sui metatarsi. A vederla così non sei una che ha bisogno di implantarlo, diciamo. E niente, quindi anche qua sono molto soddisfatto. Bike fitting finito, come avete visto è molto semplice, i vari passaggi sono precisi, gli operatori sono molto molto professionali. Con piccoli cambiamenti si possono avere dei notevoli miglioramenti. Il consiglio che danno anche loro è di provare questo setup che abbiamo raggiunto durante l'analisi fuori in bici, sui sentieri, su quello che facciamo solitamente. Infatti adesso proverò un po' e gli farò sapere i miei feedback. Ma adesso abbiamo 5 miti da sfatare del bike fitting. Ok, siamo con Marta di Biomoto. La prima domanda è: il bike fitting è solo per professionisti o è adatto a tutti? Allora, il bike fitting è adatto per ciclisti professionisti e anche amatori, perché una giusta regolazione permette di godere appieno dei benefici della bicicletta. È vero che la prima regolazione è quella della sella? Falso, la prima regolazione da fare è quella delle tacchette, perché spesso la maggior parte dei dolori che si accusano in bici sono causa di un mal posizionamento dei piedi, quindi si va prima ad aggiustare il piede e poi si passa ad altre modifiche tipo la sella. Adesso siamo con Patrick di Biomoto e ti faccio una domanda. Il bike fitting si adatta solo alle bici da strada? No, non si adatta solo alle bici da strada, perché il bike fitting non serve solo a performare, ma serve anche per dare comodità e conforto su tutte le bici. Quindi anche mountain bike? Su tutte le discipline, grave, mountain bike, enduro, tutto. Ma è vero che in sella bisogna soffrire?
Assolutamente no, il ciclismo è uno sport di fatica, non di dolori. Il dolore è sintomo di uno scorretto posizionamento in bicicletta. Ma una volta trovata la posizione, quella resterà per sempre? Assolutamente no, anche questa, perché durante gli anni si può avere più problemi, si può avere più fattori che influiscono sulla postura in bicicletta, quindi va e soprattutto anche all'età giovanile cambierà tantissimo. All'età giovanile ancora di più, visto con la crescita ogni anno è consigliata un esame. Ok, da me è tutto, ci vediamo al prossimo video.